Niente, abbiamo anticipato, sulla scorta della conferenza anche dell'altro giorno, tutto questo programma di riduzione delle spese che stiamo attuando. Abbiamo deciso anche di, congiuntamente con tutta la direzione, con tutta la dipendenza, di dare notizia di ogni passaggio che sia correlato a quella notizia precedente del tavolo permanente. Noi lunedì approviamo una delibera con la quale andiamo a operare una grande forma di risparmio per i comitati di verifica e monitoraggio e di assistenza di quei comitati previsti dall'accordo di programma del 2000 che prevedevano il trasferimento alla regione delle ex gestioni commissariali e delle ferrovie. Quindi ci riferiamo a dei comitati che fanno parte, che si occupano del controllo della GTM e del controllo della Sancritana. Questi comitati in precedenza, fino a ieri, ne fanno parte, diciamo, componenti della dirigenza regionale, della dirigenza ministeriale, prevedevano un fisso di 10.000 euro a cui andavano aggiunti anche dei gettoni di presenza. Noi abbiamo ritenuto, il Presidente Chiodi già informato di questa delibera e già condivisa, che si debba operare una forma di risparmio anche in questo settore. Noi portiamo il gettone di presenza a 30 euro, rimborso delle spese vive, e quindi andiamo ad un risparmio preciso. Prima questi comitati costavano 303.000 euro, ora costeranno solo 12.000 euro, e quindi un risparmio previsto euro più euro meno di 291.000 euro e 450 euro. Questo è un ulteriore segnale di moralizzazione, di riduzione dei costi, e naturalmente non sono tante piccole cose, neanche tanto piccole come questa, portano comunque ad affrontare la regione quello che saranno momenti difficili per i trasporti. Noi vogliamo dare questa notizia e riteniamo che in passato anche cose positive in questo senso le dovevamo comunicare meglio. Ora in questi giorni stiamo migliorando tutto, vi disturbiamo spesso e vi ringraziamo anche dell'opera che fate anche nel riportare tecnicamente esattamente quello che diciamo, e riteniamo che questo sia un segnale forte, in quanto i sacrifici li devono fare i politici, la riduzione delle indennità regionali è ancora legge fresca, la devono fare anche i dirigenti, gli altri dirigenti regionali e ministeriali, i sacrifici vanno chiesti a tutti, noi però adesso li stiamo certificando e ponendo attraverso di voi all'attenzione di tutti i cittadini e delle altre forze politiche. Grazie.